Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale se siete i vecchi abitudinari oppure benvenuti se siete nuovi. Mi raccomando, se siete nuovi iscrivetevi al canale perché è totalmente gratis, non vi costa un centesimo e attivate poi la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Oggi ragazzi è sabato 9 novembre, vigilia di Inter Napoli. Siamo qui come sempre per fare il video, il classico video della vigilia dove andiamo un po' ad analizzare la partita, andiamo a capire un po' quali possono essere i punti di forza, i punti di debolezza, le chiavi tattiche della partita. Quindi detto questo, partiamo subito e cominciamo ovviamente dai rendimenti casa trasferta. Si affrontano due squadre che comunque si trovano rispettivamente in casa e in trasferta ai piani alti. L'Inter è la terza forza del campionato per quanto riguarda il rendimento in casa, 13 punti raccolti su 18. 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta con 15 gol fatti e 8 gol subiti. Quindi solo da questi numeri vediamo già una cosa. L'Inter in casa prende comunque più gol rispetto alle partite giocate. 8 gol su 6 partite rispetto allo scorso anno è un peggioramento. E diciamo che in generale, ragazzi, l'Inter rispetto allo scorso anno è peggiorato un po' in tutto. Vi ricordo che il pareggio è il 4-4 contro la Juve e l'Inter stava vincendo 4-2 quella partita, quindi si è fatta rimontare. E la sconfitta è quella contro il Milan, quindi nel derby. Il Napoli invece in trasferta è la quarta miglior forza del campionato, 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi 10 punti totali su 5 partite. La cosa però importante da notare è che il Napoli in trasferta subisce poco, 3 gol subiti in 5 partite. La fase offensiva invece è un po' carente in trasferta, questo lo sappiamo. Però ragazzi, attenzione a questi numeri perché poi nei precedenti vedremo una cosa che andrà, diciamo, contro questo dato. Quindi tutto sommato, ragazzi, vedendo solo questi dati, possiamo dire che domani si affronteranno due squadre che comunque rispettivamente in casa e in trasferta si comportano abbastanza bene. Andiamo un po' ad approfondire la situazione gol fatti e gol subiti dell'Inter. Allora, l'Inter attualmente al secondo attacco del campionato, 25 gol fatti, però sta, diciamo, finora ha raccolto più di quello che ci si aspettava, no? Perché l'XG è di 20, quindi l'Inter ha fatto 5 gol in più rispetto a quello che ci si aspettava, quindi un leggero, anzi, neanche tanto leggero, overperforming sotto questo punto di vista. I gol subiti, invece, bene o male, sono quelli che ci si sarebbe dovuto aspettare perché l'XG è 12,4, loro prendono 13 gol, quindi qui assolutamente in linea e sono attualmente la settima miglior difesa del campionato. E qui un'altra grande differenza rispetto all'anno scorso, quindi l'Inter quest'anno ha tanti gol fatti, molto pericolosa davanti, però dietro balla e concede e soprattutto prende gol. Per quanto riguarda invece soltanto il rendimento casalingo, l'Inter ha il secondo miglior attacco con 15 gol fatti, però ha la quattordicesima difesa, 8 gol subiti, quindi in casa concede e prende dei gol. Sotto vi ho messo poi la forma partita, dopo la sconfitta contro il Milan, un filotto di vittorie interrotto soltanto dal pareggio appunto per 4-4 contro la Juve. Nelle ultime 10 partite possiamo dire che forse l'Inter ha avuto un po' un calendario simile a quello del Napoli perché tolte Juventus e Arsenal, sinceramente ragazzi, la Roma attuale io non la considero un big match con tutto il rispetto perché la Roma sta facendo veramente male. Quindi tolte Juventus e Arsenal, partite comunque contro squadre della metà di destra della classifica e dove l'Inter comunque l'ha portata a casa. Occhio però ragazzi, perché l'Inter ha più volte dimostrato quest'anno di non essere una squadra che ammazza l'avversario e che chiude le partite. Da praticamente Monza Inter in poi, quindi da metà settembre in poi, sono ben 6 le partite dove l'Inter vince però con un risultato che fino all'ultimo ha, diciamo, dato all'avversario la speranza di poter pareggiare. Udinese Inter 2-3, Inter Torino 3-2 con tanto di rosso per il Torino e anche infortunio di Zapata. Roma Inter 0-1, Young Boys Inter 0-1, Inter Venezia 1-0 e poi contro l'Arsenal 1-0 in Champions League.
a prescindere dalla prestazione, l'Inter quest'anno è una squadra che non chiude le partite, ma lascia fino al fischio finale la speranza di poterla, diciamo, riagguantare quella partita. Poi abbiamo pareggi contro il Monza, un pareggio contro il Manchester City in trasferta che è ottimo. E a livello proprio di partite messe in cassaforte abbiamo soltanto la partita contro l'Empoli, che però fino all'espulsione era uno 0-0 abbastanza bloccato, e poi il 4-0 contro la Stella Rossa. Quindi l'Inter quest'anno, almeno fino a questo momento, è una squadra che non chiude le partite. Tra l'altro contro il Venezia, ragazzi, pareggio al 96esimo che però viene annullato dal VAR, quindi a maggior ragione. È una squadra che fino all'ultimo secondo dà la possibilità all'avversario comunque di riagguantare il pareggio. Andiamo un po' a dei numeri. Partiamo dalla fase difensiva. E come potete vedere, i numeri dell'Inter in fase difensiva sono speranzosi, ti fanno pensare comunque a un match dove puoi avere la speranza, dove puoi avere la possibilità di portare a casa un risultato positivo. Sono 14esimi per tiri in porta subiti, quindi bene o male siamo sul livello dell'Atalanta, 41 tiri subiti in porta su 11 partite, quindi una media di quasi 4 tiri in porta a partita. Sono 18esimi per contrasti fatti e 19esimi per contrasti vinti, e questo è abbastanza normale perché le squadre che comandano, le squadre che fanno gioco, le squadre più forti sono anche quelle che fanno meno contrasti. Occhio però perché sono terzi nei contrasti vinti nella tre quarti offensiva, quindi questo che vuol dire che ti vanno a pressare alto, che ti vanno ad aggredire nella tua metà campo. Sono 16esimi per sfide perse contro dribblatori, quindi negli uno contro uno non si fanno battere così facilmente. 15esimi per falli commessi, se hai sempre la palla tra i piedi difficilmente fai fallo, anzi sono più le volte dove subisci il fallo. 16esimi per recuperi palla, e qui c'è una grande differenza rispetto all'Atalanta, quindi l'Inter non è una squadra che va a recuperare tantissimi palloni, e poi sono settimi per duelli aerei vinti, quindi anche qui non eccellono tantissimo nel duello aereo, quindi sono, diciamo, attaccabili sotto questo, diciamo, valore. Se da una parte i numeri difensivi sono questi qui, dall'altra però abbiamo dei numeri offensivi che sono molto molto pericolosi. Sono la seconda squadra per tiri in porta fatti, 60 su 12 partite, quindi sono proprio 5 tiri in porta a partita, e non sono pochi, ragazzi. Sono secondi per passaggi fatti e terzi per percentuale di passaggi completati, e sono anche quarti per possesso palla, quindi l'Inter in campionato è una squadra che fa la partita, che ha il pallino del gioco in mano, creano tantissimo, infatti sono la miglior squadra per grandi occasioni create, ben 43, però sono anche la squadra che spreca più occasioni. Ed è questo un dato statistico, cioè sono proporzionali le cose. Tu più crei e più c'è il rischio di sprecarle quelle azioni, ok? E poi secondi per tocchi nella tre quarti offensiva, addirittura nell'area di rigore offensivo. Quindi questo è un dato che ci va a confermare che l'Inter, appunto, in campionato ti viene proprio a giocare nella tua metà campo, una squadra che domina. Quindi, ragazzi, tanta attenzione in fase difensiva. In fase offensiva, se magari sei un po' più attento, e come ha detto anche Conte, se la fai con un po' più di qualità rispetto alla partita con l'Atalanta, c'è il serio rischio di poter far male all'Inter, perché abbiamo visto che l'Inter in difesa concede. Situazione, posizioni medie. Allora, vi ho messo due partite, entrambe in casa. A sinistra la Juve, a destra l'Arsenal. Vi ho messo queste due immagini per far capire comunque che l'Inter si sa adattare all'avversario che ha di fronte. Cioè, abbiamo visto finora dati che ci dicono che l'Inter in campionato domina e fa gioco. Però, se guardiamo anche le partite in Champions League, notiamo che l'Inter è comunque una squadra capace anche di stare dietro, di subire il gioco avversario e di saper poi ripartire in contropiede per far male. E un esempio, appunto, è l'Arsenal, ma potrei anche citarvi per esempio il Manchester City, anche se lì è finita 0-0. Quindi l'Inter, contro le squadre comunque di pari livello barra inferiore, sa fare il gioco e sa aggredire e giocare propositivo. Contro avversari più forti sa anche mettersi lì dietro, chiudere bene, fare una fase difensiva molto efficace. Infatti, se voi notate, i numeri difensivi in Champions League sono molto più alti e sono migliori rispetto a quelli in Serie A.
Evidentemente lì può giocare anche il fattore comunque concentrazione, giochi comunque contro squadre più forti che ti possono purgare alla prima occasione. Cambia il contesto in Champions League, però io vi ho messo queste due immagini comunque per farvi capire che l'Inter si sa adattare bene, sa fare sia la partita che subirla e ripartire in contropiede. Arriviamo ai precedenti. Allora, precedenti che ho raccolto tramite due siti, fantacalcio.it e poi il sito dell'Inter che aveva appunto i precedenti. Allora, ragazzi, i precedenti ovviamente sono per la maggior parte a favore dell'Inter, però in generale non sono così schiaccianti perché abbiamo 156 precedenti. Questi sono comprensivi sia di trasferta e casa, ok? 70 vittorie dell'Inter, 39 pareggi e 47 sono invece le vittorie del Napoli, quindi non sono così negativi, così schiaccianti a favore dell'Inter. Ci sono un paio di cose da dire. Allora, innanzitutto, il Napoli è la squadra contro la quale l'Inter ha vinto più partite in casa in Serie A. Sono 51 le vittorie su 78 sfide totali, quindi noi ragazzi a San Siro contro l'Inter su 78 partite, soltanto 27 volte siamo usciti con almeno un punto. Le altre 51 volte abbiamo sempre perso. Ecco, quindi in generale precedenti comunque abbastanza positivi, considerando comunque che parliamo dell'Inter. Per quanto riguarda invece i precedenti solo a San Siro, lì 51 sconfitte su 78, quindi proprio numeri proprio bassi. I nerazzurri hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di Serie A contro il Napoli. In contemporanea, l'Inter ha tenuto la porta inviolata in ben 5 delle ultime 7 sfide contro il Napoli. Quindi abbiamo un Inter che ha segnato nelle ultime 12 sfide e in contemporanea ne ha presi 0 in 5 delle ultime 7. Se pensiamo comunque alla parentesi Spalletti, il primo anno abbiamo perso, mi pare 3-2, era quella partita dove Mertens si mangiò il gol all'ultimo secondo. L'anno dello scudetto perdemmo, mi pare che era la prima partita dopo la pausa invernale per il mondiale, perdemmo 0-1, la famosa partita che riaccese le speranze. Ecco, vedete, adesso inizierà il crollo del Napoli perché a gennaio le squadre di Spalletti crollano, si è visto. Quindi, se consideriamo la parentesi Spalletti, hai fatto due sconfitte. Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite giocate contro l'Inter in Serie A e la vittoria in questione è quella dell'anno dello scudetto, la partita che facemmo a maggio dove eravamo matematicamente già campioni. Vincemmo 3-1 con gol di Anguissa, l'Eurogol di Di Lorenzo, me lo ricordo, e poi il gol di Gaetano. Poi pareggiamo tre partite, l'ultimo pareggio risale allo scorso marzo e sinceramente non me lo ricordo. Quelle cose dello scorso anno le ho rimosse e poi 6 sconfitte, quindi nelle ultime 10 una vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte. Quindi come potete ben vedere i precedenti, soprattutto quelli recenti, non sorridono al Napoli. Il Napoli però non subisce gol da 4 trasferte consecutive di campionato, quindi questo dato va un po' in contrasto con quello che abbiamo detto finora. E abbiamo poi una curiosità che potrebbe magari essere anche un'ipotetica chiave tattica, cioè l'Inter è la squadra che ha battuto più calci d'angolo in questo campionato, però è il Napoli che fa più gol su calci d'angolo rispetto all'Inter pur battendone meno, ok? Quindi i calci d'angolo potrebbero essere una potenziale situazione dove il Napoli può far male. Ragazzi, papà Nicolò è tornato a casa. Mo facciamo una reaction di papà ai precedenti. Va, mo lo chiamo. Papà, vieni un attimo. Vieni qua, vieni, vieni. Voglio farti vedere una cosa. Salve! Salve. Allora, i precedenti con l'Inter. Secondo te come sono? Così negativo. Negativi, perfetto. Sì. Allora, il Napoli è la squadra contro la quale l'Inter ha vinto più partite in casa in Serie A. Bisogna fare però due, si dovrebbero fare prima del 2005 e dopo il 2005. Che se andate Dopo il dopo il 2005 sono 2005 migliori. non è tanto, perché no, lo stesso siamo negativi, però secondo me abbiamo migliorato la media, credo. Ok, poi dice l'Inter ha segnato nelle ultime 12 gare in campionato contro il Napoli, quindi ha sempre segnato. Vabbè, in generale i precedenti sono a favore dell'Inter. 70 vittorie, 39 pareggi. Napoli però ne ha vinte 47. Aspettavo di In meglio, generale, da quando. da 29. Esatto.
E quindi un terzo ne abbiamo vinto su per giù, sono parecchi. Un quarto sono pareggi. Un quarto. Aspettavo di meno. Poi l'Inter ha tenuto la porta inviolata in ben 5 delle ultime 7 sfide interne contro il Napoli. Quindi 5 volte su 7 non abbiamo segnato. Nelle ultime 10 partite giocate, questo in generale tra casa e trasferta, il Napoli ha vinto solo una volta, nelle ultime 10, ed è stata la vittoria dell'anno dello scudetto a maggio, che eravamo già campioni, ti ricordi? Che fece Cazzo. l'Eurogol di Lorenzo, segnò Gaetano. Poi hai fatto 3 pareggi e 6 sconfitte. Il pareggio però dice lo scorso marzo, quindi l'anno scorso. Non me la ricordo, non me lo ricordo questo. L'anno scorso ho rimosso tutto. Ti aspettavi i precedenti più schiaccianti verso l'Inter? Bene, bene. Sì, abbiamo avuto anche la reazione del Nicolò. Probabili formazioni. Allora, l'Inter dovrebbe schierare la formazione dei titolarissimi. Vi ricordo che contro l'Arsenal ha fatto un po' di turnover. Dovrebbero giocare Sommer, Bastoni e Pavard come braccetti. Dovrebbe tornare dal primo minuto Acerbi. E questa non è proprio una bellissima notizia, perché Acerbi potrebbe ripetere quello che ha fatto Ian con Lukaku. A centrocampo Di Marco e Darmian esterni, dovrebbe giocare Darmian invece che Dumfries. Vi ricordo che Darmian gioca sul lato di Kvara, quindi probabilmente è per quel motivo che mette Darmian, perché evidentemente Inzaghi ha più fiducia in Darmian lato difensivo rispetto magari a Dumfries. Mezzali, Mkhitaryan e Barella, e vertice basso Çalhanoğlu, davanti Thuram e Lautaro. Quindi questa dovrebbe essere la probabile formazione. Lato Napoli, ragazzi, la solita. Qui c'è ancora Gilmour. Conte ci ha detto che comunque Lobotka è recuperato, però ancora doveva vedere se schierarlo dal primo o a partita in corso. Quindi questo ballottaggio c'è ancora. Io azzardo un Lobotka titolare dal primo minuto, perché secondo me se Calzona lo convoca in nazionale vuol dire che è pronto per giocare. Non so, cioè, ho avuto questa sensazione. Quindi secondo me giocherà Lobotka alla fine. Per il resto, i soliti. Ora spostiamoci un attimo sulla nostra bella lavagnetta tattica online, perché voglio vedere insieme a voi un po' i duelli. Ecco, vi ho messo le formazioni speculari. Ovviamente il duello principe, ragazzi, anzi i duelli principi penso saranno due, ovvero Buongiorno Thuram e poi Lukaku Acerbi. Ripeto, potrebbe ripetersi la partita di Lukaku contro Ian domenica scorsa, perché Acerbi è uno di quei calciatori, è uno di quei difensori che ti marca a uomo molto molto efficacemente. Poi bisogna capire, ragazzi, chi andrà a marcare Çalhanoğlu. L'Inter, diciamo che di base sviluppa sulle fasce, quindi attacca molto con i quinti, specialmente con Di Marco, però la fonte di tutto è Çalhanoğlu. Ora, chi andrà? Potrebbe andarci il nostro mediano, quindi o Lobotka o Gilmour. Oppure potrebbe andarci un McTominay. Ora, io non credo che il Napoli si schiererà col 2-1, col 4-2-3-1, quindi con la mediana 2. Perché se ti metti 4-2-3-1, secondo me concedi la superiorità numerica all'Inter, che giocherà con 5 uomini a centrocampo. Quindi io penso che si giocherà col centrocampo a 3. E poi ovviamente Kvara e Politano che si abbassano e quindi stabilisci la parità numerica. Come ho detto prima, l'uomo più pericoloso nella fase di sviluppo dell'Inter è Di Marco, quindi aspettiamoci domani un Inter che attaccherà principalmente sul nostro lato destro, quindi Politano domani sarà fondamentale per aiutare Di Lorenzo nel raddoppio su Di Marco. Occhio anche all'altro lato, perché comunque Darmian è uno che spinge e ti dà più, diciamo, ti dà più sicurezza secondo me in entrambe le fasi, perché Dumfries attacca bene, però Dumfries delle amnesie difensive le lascia, e contro un Kvara io non credo che Inzaghi schiererà appunto Dumfries. Magari potrebbe essere un'arma a gara in corso. Di Darmian, diciamo, penso sarà il quinto che rimarrà un po' più dietro appunto per dare una mano al braccetto destro su Kvara. Poi ragazzi, vabbè, Lautaro, io qui ho messo il duello con Rachmani, però lo sappiamo, Lautaro è uno comunque che svaria, va un po' per tutto il campo, è uno poi che si abbassa parecchio. Infatti se voi vedete le posizioni medie dell'Inter è sempre così, Lautaro dietro e Thuram più avanzato, quindi è Thuram che fa la punta vera e propria, il centravanti, mentre Lautaro fa più la seconda punta e si abbassa parecchio per poi
magari provare la verticalizzazione, aprire sulle fasce per i compagni, quindi è un giocatore che è molto mobile e che potrebbe appunto sfruttare la sua mobilità per non dare punti di riferimento. Quindi, ricapitolando ragazzi, occhio alle fasce, perché saranno quelle le zone più pericolose domani, e dove il Napoli può attaccare, secondo me potrà attaccare, potrà diciamo sfruttare la zona destra del campo, quindi la zona di Di Marco. Se riesci comunque a chiudere bene l'azione e se riesci a ripartire subito, la fascia destra può essere la zona dove puoi far male, perché comunque Di Marco una volta che è tornato lascia un buco qui dietro, ok? Quindi sarà fondamentale secondo me chiudere bene sulla destra e in contemporanea ripartire subito e sfruttare appunto quella zona del campo che verrà lasciata scoperta da Di Marco. Poi per il resto ragazzi, ovviamente dobbiamo far meglio sui duelli, perché lì abbiamo perso la partita contro l'Atalanta, e ovviamente davanti dobbiamo essere più cinci barra qualitativi. E ripeto, abbiamo di fronte un Inter che quest'anno in difesa concede. Detto questo ragazzi, chiudiamo con il pronostico. Allora, io domani mi aspetto anche la sconfitta. È una partita da tripla. Ci sta assolutamente perdere a San Siro contro l'Inter. È il come che mi interessa. Mi aspetto delle risposte importanti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Voglio capire se lo 0-3 è stato un incidente di percorso, appunto come ho detto negli scorsi video, oppure è l'inizio comunque della perdita di alcune certezze. I numeri mi fanno comunque sperare in un risultato anche positivo. Nel positivo ci metto ovviamente il pareggio. Questa ragazzi è una giornata potenzialmente, cioè non è potenzialmente, è una giornata che va a sfavore del Napoli, perché di base Atalanta, Milan, Lazio hanno tutte diciamo partite sulla carta agevole che possono portare a casa. Il Napoli, se dovesse perdere contro l'Inter, nella peggiore delle ipotesi potrebbe ritrovarsi a pari punti col quarto o il quinto posto. Azzardo un pareggio, perché secondo me Conte due sconfitte di fila non le fa. Quindi secondo me in un modo o nell'altro riusciremo a strappare un pareggio. Vedendo i dati potrebbe essere un 1-1 risultato finale. Marcatori, io sparo un Thuram e sparo poi un gol di Buongiorno su calcio d'angolo. La butto lì. Quindi detto questo ragazzi, per chi volesse il pronostico, scrivetelo nei commenti con i marcatori. Se qualcuno azzeccherà il pronostico con i marcatori, verrà nominato, verrà diciamo citato all'inizio del video delle pagelle. Quindi detto questo ragazzi, ditemi un po' la vostra nei commenti, fatemi sapere un po' la vostra, le vostre sensazioni, secondo voi dove può il Napoli far male, quale può essere la chiave tattica della partita. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, io vi auguro un buon sabato e in generale una buona domenica. Forza Napoli sempre! Noi ci vediamo domani, buon weekend a tutti, ciao!